vantaggio è quello intanto di avere un lavoro libero. Stare fuori, stare in campagna, non abbiamo né orari, però non abbiamo nemmeno uno che ti spinge con una catena di montaggio. La campagna è tutta un'altra cosa rispetto a certi tipi di lavori. Fortunatamente c'è anche un vantaggio economico su questo, ecco, quindi da noi siamo riusciti anche a sviluppare questo territorio, e 30-40 anni fa aveva una conduzione diversa, quindi erano molta mezzatria, quindi rasentava la povertà, insomma, ecco, una cinquantina di anni fa, quindi oggi siamo invece arrivati a un territorio conosciuto in tutto il mondo. A Montalcino si producono il rosso di Montalcino, il Brunello Riserva, questi sono i vini principali, e noi come azienda facciamo anche un IGT. Sono tutti vini al 100% sangiovese. Il rosso è un vino che non ha molto invecchiamento, ha 6 mesi di invecchiamento, in botte grande, abbastanza, diciamo, giovane perché non ha molta botte, e viene sempre dalle vigne di Brunello. Faccio una scelta vendemmiale e quindi con questa scelta ci faccio il rosso. E il Brunello Riserva è un vino che esce ogni 6 anni, invece il Brunello esce ogni 5. Sta 34 mesi in botte di rovere, sempre grande, va dai 7 ai 25 quintali. Ora abbiamo il 2004 e il 2006. La produzione complessiva sono 25.000 bottiglie, compreso anche l'IGT. Poi la classica bistecca alla fiorentina, e con un Brunello Riserva è una cosa eccezionale. Lavoriamo a mano, vendemmi a mano, quindi facciamo anche lavorazioni con trattori, però comunque anche non diamo diserbanti, quindi cerchiamo di mantenere anche territori abbastanza puliti e anche le vigne, quindi poi tutto questo guadagna in qualità. Questa etichetta, diciamo, ha un po' di curiosità. Noi si iniziamo a bottigliare nel 93, quindi si è iniziato sin nel 92 a pensare un po' all'etichetta, per essere un po' banali e arrivavamo a pensare di metterci questi colli, praticamente sono i colli di Montalcino, questi tre colli, con sopra questo uccelletto che poi rappresenta il mio soprannome della famiglia Tornesi, che sarebbe il cuculo, insomma, ecco, perché mio nonno lo chiamavano così, perché aveva la voce un po' grossa, quindi era un po'. La nostra fortuna di Montalcino è stata questa grande opportunità di avere questo prodotto che è il Brunello, e quindi con i piatti che abbiamo credo sia un grande piacere, la tavola e quindi il vino è la cosa principale. La produzione di olio di oltre 500 piante, sono piante che sono composte da 3 varietà di olivo principalmente, sono l'olivastra, il moraiolo e il leccino, poi abbiamo anche un po' di frantoiano. Questo favorisce un po' anche un olio abbastanza amabile, un sapore di sentore di carciofo. La raccolta la facciamo nel mese di novembre, facciamo una raccolta molto prima, quindi questo favorisce anche un olio molto più fruttato, un olio più verde, quindi meno grasso. Infatti gli oli toscani siamo un'acidità sullo 0,4-0,3 con bruschette, e poi chiaramente olio crudo con insalate. La bruschetta penso sia il massimo con il pane toscano, cioè nostro, il pane sciocco. Noi e una famiglia è qui che ci sta da 150 anni, sempre nello stesso potere. Soprattutto ho imparato che bisogna fare un grande prodotto, un prodotto di qualità, essere modesti con tutti, sai? Diciamo, questa è la cosa principale, soprattutto onesti. Insomma.